La seduta di oggi del Consiglio Comunale è stata davvero particolarmente importante. Richiamo due fatti. Il primo, abbiamo dato il via libera all'attuazione della parte relativa al Comune di Napoli del piano strategico di città metropolitana. Detta in altri termini, significa oltre 120 interventi fra strade, verde, cultura, infrastrutture, protezione civile per un valore di oltre 90 milioni di euro che a partire dal 2020 progressivamente arriveranno nella città di Napoli. E se c'è un ribasso di gara, immediatamente quel ribasso potrà essere riutilizzato in altri progetti. Insomma, nessuna risorsa persa e un piano strategico che interviene su fatti rilevanti. Secondo atto, l'approvazione del bilancio consolidato. Bilancio consolidato è lo stato di salute del Comune di Napoli e delle sue partecipate, quelle definite dalla legge come tale riconoscibili in un bilancio che riguarda le diverse voci inerenti il Comune. Il quadro è presto detto, nonostante tagli dei trasferimenti e difficoltà, siamo di fronte ad un Comune solido perché rispetto ai parametri nazionali noi abbiamo una percentuale di solvibilità maggiore. Che cosa significa? Che se domani dovessimo improvvisamente per esperimento chiudere Comune e partecipate saremmo ampiamente solvibili rispetto alla massa di passività. Insomma, difficoltà, problemi, questioni sulle quali siamo impegnati ad affrontare i temi e le diverse problematiche, ma uno stato di salute che, nonostante alcuni articoli interessati, non volge in alcun modo né al peggio né alla difficoltà. Ma la protezione consolidato porta con sé un fatto rilevante: 229 assunzioni. 200 assunzioni di lavoratori LSU, precari di Stato da oltre 20 anni, siamo l'unico comune in Campania che stabilizza, abbiamo bisogno di loro a tempo pieno in servizio così come stanno facendo. Insieme a loro, insieme a questo impegno anche di carattere civile, basta col precariato di Stato, un impegno che si concluderà con il prossimo anno con un'ulteriore immissione in ruolo, 29 educatrici per potenziare l'intervento nel settore pubblico dedicato all'infanzia. Insomma, passi avanti significativi, fatti e non parole. Dispiace che a questi fatti l'opposizione, anziché partecipare con i loro interventi critici, con il loro contributo, abbia preferito andarsene. Dispiace, ce ne faremo una ragione, ma i nostri fatti vanno avanti.